Prego. Vai. Carling umano. Ciao. Vai. Attenzione, non mi chiude. Siamo lì verso la fine. Ciao ragazzi. Oggi siamo a pattinare. Siamo sul ghiaccio perché siamo a Forni di Sopra e se siamo a Forni di Sopra c'è Thomas, che avete visto già al Parco Ventura, link in descrizione, nel weekend qua in montagna. Ma non siamo soli, non c'è solo Thomas, c'è anche, scusate se mi muovo un po' così, Nicole. Ciao Nicole, che ci insegnerà i rudimenti del pattinaggio sul ghiaccio e che speriamo siano utili anche a voi. Se invece volete i rudimenti per pattinare normalmente, Matti, abbiamo il nostro video di pattinaggio in casa con il nostro pizza. Treno. Brava. Come prima cosa dobbiamo pensare alla sicurezza quando siamo sui pattini, perché comunque è ghiaccio, quindi bisogna stare un po' attenti, esatto. Per i più piccoli sicuramente per prima cosa penserai al casco e i guanti sono la cosa più indicata, di modo che se uno dovesse atterrare, mette giù le mani come prima cosa. Non esatto. Fate come me che filmo sul ghiaccio, sono senza guanti. Sì. Poi un'altra cosa è quella di allacciare bene i pattini, di modo da non avere il piede che balla all'interno, perché dà comunque instabilità. Quando si prende un po' di velocità, di cercare di rallentare. O appoggiandosi su una barriera di queste. Oppure comunque almeno stando fermi e lasciando andare i pattini avanti senza magari cercare di fermarsi, che poi si rischia di perdere l'equilibrio. Per iniziare ad avanzare poi cercheremo di spostare bene il peso da un pattino all'altro. Vale un po' il principio del pizza anche qua a treno. Secondo me Nicole non conosce, glielo insegniamo. Nicola? È il principio del pizza treno, ovvero tu con i pattini fai una specie di pizza, vedi una fetta. Sì. E quando vuoi fermarti, come dicevi tu, ma non vuoi cadere, fai il treno, quindi paralleli e segui lungo le rotaie. Guarda che veloce che vado! Vabbè, ma sono tutti bravi a fare pizza treno così. Prendi un pelino di velocità, poi lasci un pattino aperto e l'altro... Bravissima! Ma siamo passati già con cose importanti, ragazzi. Un pattino aperto e con l'altro segui. Uno aperto e con l'altro segui. Quasi! Bravissimo. Come si chiama questa cosa che non farò? Mezzaluna. Se se la fa completa è luna intera. Ovunque si vada a patinare è da stare attenti anche a eventuali altre persone. Prova di mezzaluna di Ale. Nicole mi diceva che noi possiamo fare le curve anche accavallando le gambe, sì, sovrapponendo le gambe. Vediamo Nicole che lo fa, Mati parte, noi invece guardiamo da qua. Brave! Vedete? La gamba prova destra incrocia pian con pianino la sinistra, mentre qui vedete Nicolò che fa il giro intorno. No, scusa, ma tu quando hai imparato a andare lì dietro? Ragazzi, vi giuro che è la prima volta che sto girando questa scena, quindi... Stanotte, respirando l'aria di Forni, Matilde ha imparato a patinare. Ma come hai fatto? Aspetta, come si fa? Devi insegnarmi, Nicole, che non ho capito. Allora, tu dirai al devi contrario fare di a prima. Specchio come se la tua testa fosse dietro, esatto, quindi va tutto al contrario. Tutto al contrario. E spingi, quindi, spingendo in avanti anziché spingendo verso dietro. Vai, guarda che mia piroetta. Fai vedere la tua piroetta. Vai, pirola. Ma non mi vengono sempre. Quando c'è la telecamera non vengono mai, è sempre così. Ah, perché è il momento giusto. Adesso mi giro che non mi guarda. Spacchè. Ecco, bella, questa mi ricorda... Vai, prova a andare dietro. Tu, vediamo, io ti tengo per davanti. Vediamo, Matti, all'indietro. Bravissima. Niente male. Comunque ti dirò che è la prima volta che riesco ad andare indietro. Ho fatto la piroetta. No, l'hai fatto adesso che non ti ho visto. No. Adesso ti riprendo da qua. Nicola sì, secondo me un'idea sotto. Strana. Passa sotto. Secondo lei Matilde riesce a passare sotto di me. Però sarà Matilde a decidere se farlo. Vuoi farlo? Certo, occhio. Devi abbassarti giù tantissimo. È più che tantissimo. Puoi. Vai. Super! Incredibile, brava! Ce l'ha fatta! Adesso Miki! No. È comodo questo! Stiamo preparando quello che sarà lo slalom, ovvero utilizziamo gli aiuti a pattinaggio per creare uno slalom. Sì, ma non spostateli tutti continuamente! Nicole, dirigi il percorso, c'è un po' di confusione. Dopo sì, adesso vado. Saremo professionali! Timer! Addirittura. Cronometro, anzi, sì. Via!
È partita. Occhio alle curve. Vai Mati, vai, vai, vai. Come siamo col tempo? 18. 18. Vai, dritta, vai, dritta, vai, sulla vai. Linea, sulla linea, che non c'è. 25. Molto bravissima. Bene, molto bene. Nicola è partito. Ragazzi, ve lo filmo da vicino, perché sembra facile, ma non è. Per niente. Vai Nicky, faccio il tifoso. Molto bene, questa è la curva più impegnativa di tutte. Adesso lo vediamo affrontare il ritorno. Vai, vai, taglia il traguardo. Vai, stop. 29. Via. Fate il tifo per la mamma, fate il tifo per la mamma. Dai, 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 dai. Ti sta comodi lì? Sì. Mentre la mamma sta faticando. Vado, accelero. Dai, dai tutto, dai tutto. Stoppa, stoppa. Aspetta, devo bloccare, 34. Via. Via, partito. Vai, 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 prima e seconda, terza. Io ho le gambe lunghe, l'avete fatto veramente stretto. Vai così. Vai, 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 vai. Ah! 24 anche tu, eh? E vai. Curling umano. Curling umano, ragazzi. Vuol dire che ci lanceremo come dei proiettili, tra molte virgolette. Per raggiunta la linea nera, non sarà... No, non ci buttiamo. Non sarà, ma che idee c'ha? Non possiamo più spingerci. Esatto. Chi si avvicina di più al centro vince. È possibile sbocciare gli altri giocatori? No. Occhio, verifichiamo. Si è fermato. Non è male, non è male. Guardate, c'hai i pattini sul rosso. Parte Mati. E Mati va fuori dall'area. Verifichiamo che si fermi anche prima. Forse un po' corto. Secondo posto. Ok, ok. Okay. Non usare la mia... Non vale! Niente. Aprire e chiudere il pattino e grazie a questo movimento ci si dà la spinta, si accelera e si rallenta. Si accelera questa, ragazzi, e si rallenta. Questa, ragazzi, è la tecnica dei limoni. Anche qui i roller si fanno. È vero, è vero. Mi però permette... a me si allargano le gambe e non si restringono. No, ma devi tu sforzarti dopo a rallentare. Cioè, li lasci andare come se stessi per fare la spaccata e poi li ritorni. Ah, ok, aggiungere. Lascia andare, spacchi e dopo... Esatto, poi ri... Esatto. Ok. E poi ti rivicini. Però direi che non è il mio. Allora, si apre, si chiude. Che bello fluido. Bello, no, Nicole, filmami che provo la tecnica dei limoni. Stringi. Ma il trucco apre. È un po' velocemente. Non te... E niente, il mio limone si ferma. Esatto. Dove sbaglio, Nicole, dove sbaglio? Allora, come non devi... Devi allargare... Sì. Come a fare una spaccata per prendere velocità e poi stringere aduttori, tanto. Dave. Stringi tanto. Mi fa male qui, è normale. Manca sì. L'adduttore. Matilde, devi sapere, fa ginnastica ritmica, no? E quindi è agevolata. Sì, si piega e non si spezza. Esatto. È molto però elastica. Sono anche piccolini. Quando sono piccolini è più facile. Il vantaggio dell'età. È vero. Gran finale, facciamo la staffetta! Questi sono i testimoni, ovvero ci passeremo le sedie. Abbiamo la squadra dei giovani. Sì, voi, la squadra dei vecchi, dei saggi. Dei saggi. Via! Via, partiti! Molto bene Mati, bisogna stare vicini al muro, mi raccomando. Ok, non tagliate le curve. La nostra squadra è in vantaggio, Niki. Ma io recupero. Tu recuperi? Perché? Contro chi sei? Sono contento di te. Sono al rettilineo finale. Ottimo, dobbiamo prepararci, dobbiamo prepararci. Prepariamoci. Vai, Nicky, pronto. Vai col passaggio testimone. Lancia, vai. Bello, lanciato. Molto bene. Il lanciato è andato bene. Adesso. Bravo, Nicky, stringilo. Lo faccio andare avanti, così si stanca. Prendo la scia. È arrivato il momento davanti. Di pensare a superare. Spingi, attenzione, spingi, non mi chiude. Spingi. Siamo lì verso la fine. Bisogna vai, vai, che ci sei. Al traguardo. No. Mentre noi siamo stanchi, morti, Mati ha deciso bene di fare ancora un giretto. Nicole è fresca perché non ha gareggiato, va detto. Guardate come si ferma. Allora, ragazzi, com'è andata questa avventura? Bene. C'è chi va ancora. Lei è partita e chi la vede più? Guarda i limoni, guarda i limoni. Può fare la spremuta. È pazzesca. C'è qualcun altro invece che è già nella fase post. Nella fase post. Stiamo togliendo i pattini sul ghiaccio, che non è la cosa migliore, credo. Sì, la cosa migliore. Chi ti calzini porta fino sul fuori? Ghiaccio. Non lo so. Non lo so. Però è come quando sci, no? Quando togli gli scarponi. Ah. Funziona anche sullo sci di fondo, tu che fai fondo? No, assolutamente no. È più morbido. Diciamo che... Sono più comodo. Sembrano calzetti. Rispetto a tutte le altre attrezzature, scarponi, quello ve lo dicono sempre, che... Sono fatti apposta per essere comodi, fare chilometri, 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 quindi... Beh, magari, quello... scusa, noi siamo discesisti di solito. Esatto.
Perché no? In futuro, ragazzi, è una minaccia per Nicole. Spolliciate sotto questo video se e volete. Ci insegna a fare sci di fondo. Più che rivedere noi, rivedere Nicole, ci insegna a fare sci di fondo, dove è super maestra. E speriamo che. Ma guardala, va anche dietro. Ma come... Però dai, dà soddisfazione. La soddisfazione. Matilde, dai soddisfazione. Ti è piaciuto pattinare? E se questo video a voi è piaciuto, ah sì Nicole, devi mettere un pollicione, fare così quando lo diciamo noi, pronta? Vi è piaciuto? Mettete un pollicione! E non toglietevi i pattini sul ghiaccio! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!